calo c'è da 2-3 settimane, probabilmente continuerà perché abbiamo anche delle disdette e purtroppo il calo si sente e come. Lavoro con russi e con tedeschi. Sì. Oggi la mia collega è andata con 6-7 russi, io ho 0 tedeschi, 0. Ah. Normalmente invece in una giornata... No, ma certo, 10, 15, 20. Oggi sono 0. Si vede anche perché c'è sempre una fila qui. Di solito che dura quasi 40 minuti, un'ora, e adesso invece saranno 15 minuti. 15 minuti. Il calo purtroppo c'è, speriamo. Più che dimezzate le presenze. Più che dimezzate, forse il 30%, 70% e meno. Lei mi diceva svolge attività di guida turistica qui al Colosseo a Roma. Al Colosseo, al Vaticano, in generale a Roma, e dalla... da domani, soprattutto dalla settimana prossima, io ho un crollo dei tour. Le persone hanno paura di rimanere in quarantena quando torneranno nel loro paese, ma hanno proprio paura di venire contagiati, temono che troveranno il Colosseo chiuso, quando invece è tutto aperto. E la situazione, dico che è tragica alla fine, perché si vede pure qua, entrata certo. Gruppi, nella fila, né coda, no? Non c'è nessuno, dice che è la terza guerra mondiale. È la prima volta che le capita una situazione del genere? Prima volta. Non è successo mai. Gli effetti si sono già cominciati a vedere dal 23 gennaio, quando abbiamo chiuso i voli da e per la Cina, ma il vero tsunami sta accadendo adesso, ovvero dopo la settimana scorsa con la dichiarazione delle zone rosse della Lombardia. Conseguentemente quindi il blocco del turismo straniero, il blocco del turismo interno e anche quello corporate di lavoro, quindi riunioni, meeting eccetera, e questo ha paralizzato l'attività. Si può parlare di numeri? Ma guardi, allora, sulle nuove prenotazioni stiamo circa un 70% in meno. Sulle cancellazioni, in questi due mesi hanno cancellato tutto quello che c'era da cancellare nel mese di marzo e siamo arrivati anche fino a settembre. Quasi la totalità delle prenotazioni? Quasi la totalità, sì. Non mi sembra un po' vuota Roma in questi giorni? Magari è un effetto un po' ricasco della situazione. Veniamo da Milano che è ancora più vuota. Comunque sì, non abbiamo trovato una Roma particolarmente affollata. Non la Roma caotica che si aspetta. Esatto, l'abbiamo trovata abbastanza. Ci siamo mossi bene sempre. E ieri sera siete stati a Fontana di Trevi? Due sere fa. Quindi c'era sabato. Il sole, era pieno di gente, com'era la situazione? No, pieno no. Pieno no, c'era un po' più di gente. È possibile anche provare a fare una stima a livello di danno economico a questo punto? Se dovesse essere con gli stessi parametri temporali della SARS, solo a Roma noi avremo un danno del sistema alberghiero di circa 500 milioni, senza l'indotto. Chiaramente potrebbe comportare poi un contraccolpo su tutto il mercato del lavoro. È una categoria in ginocchio, purtroppo io non so come faremo per tutta la stagione, perché non solo sono le cancellazioni, ma sono le mancate prenotazioni per l'alta stagione, quindi probabilmente anche se dovesse rientrare l'allerta domani, ma sarà ormai comunque una stagione dimagra, perché ormai il messaggio è passato, le persone hanno magari acquistato vacanze altrove.